Ciao, mi chiamo Antonella Bartolucci, ho 55 anni e abito a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Ho aperto un laboratorio di ceramica con mio padre a Cervia Ravenna. Ho imparato a lavorare in mezzo a un'atmosfera dove appunto la realtà del lavoro non è fissa e non è a sé stante. Si impara, insomma, a muoversi liberamente, a fare quello che più ti piace indipendentemente da un lavoro fisso. Probabilmente queste mie parole potrebbero piacere alla Fornero. In realtà, proprio in questi anni mi sono resa conto di come un ragazzo che voglia liberamente fare quello che più gli piace a livello artistico, soprattutto con le prime leggi bisentini della fine degli anni Ottanta, ha contribuito assolutamente a mortificare tutto quello che era la realtà artigiana artistica. Vuoi un fotografo, un musicista, un ceramista, un pittore, dalla sera alla mattina con i primi studi di settore dovevano assolutamente guadagnare un tot all'anno, e questo ha fatto sì che molti giovani abbiano demorso e non siano più riusciti ad aprire o ad avere un'attività propria. Questa è una lotta che porto avanti con molto animo, perché credo che potrebbe in realtà aiutare moltissimo, soprattutto in un momento come questo, una realtà del lavoro che è inesistente. Immediatamente dopo, chiuso il laboratorio, mi sono trasferita a Modena e mi sono iscritta all'università, laureandomi poi nel 96 come in antropologia culturale. E contemporaneamente un'altra esperienza importante nella mia vita è stato operare per 5-6 anni al carcere Sant'Anna di Modena, altra esperienza per l'appunto importante che mi ha messo in gioco in una realtà tutt'oggi spaventosa, appunto del numero incredibile, insomma, di detenuti in queste carceri obsolete. E mi ha messo appunto in contatto con col femminile, con la sezione femminile, con la sezione maschile, con queste problematiche in mezzo a persone che non hanno voce e solo attraverso dei volontari o i docenti che entrano dentro riescono ad esprimere, insomma, il proprio disagio. La realtà dell'università, frequentata 30 anni, quindi 10 anni dopo, anche lì mi ha messo in contatto con questa situazione della cultura, di questi docenti, di questi assistenti che vengono buttati fuori o immessi, insomma, nel mercato della cultura a seconda e seguendo, insomma, il nepotismo e non certo la meritocrazia, è un altro scotto che ho dovuto visualizzare appunto nell'arco della mia vita. Senz'altro i miei capisaldi saranno, facendo parte anche della Commissione Pari Opportunità, assolutamente il sociale, con l'esperienza che ho avuto in carcere, piuttosto dell'esperienza che ho avuto con le donne e tutto quello appunto che si sta cercando di fare per questo sportello donna a livello territoriale. Il welfare, un'altra cosa che non si ribadisce mai abbastanza, che l'Italia è l'unico paese a non avere mai avuto il reddito minimo fisso. Guarda caso c'è solo l'Italia, la Grecia e l'Ungheria che non ce l'hanno, quindi si dà per scontato che una persona che perde il lavoro il giorno dopo debba vivere eventualmente sulla pelle dei genitori o dei propri nonni. Io vorrei lottare soprattutto perché un giovane fotografo, danzatore, pittore non debba necessariamente fare ragioneria nella vita, ma possa vivere del suo lavoro e delle sue passioni, come per esempio viene fatto a Berlino o in Svezia. Cioè, con tutti gli edifici dismessi che abbiamo, possibile che nessuno abbia mai ragionato sull'opportunità di far fruire, insomma, questi edifici a questi giovani con le loro attività. Il Movimento 5 Stelle sta creando e ha creato un cambiamento straordinario, ma noi non si può fare assolutamente nulla se i cittadini non saranno tutti uniti con noi, non seguiranno le proprie istituzioni, non vigileranno sul proprio territorio, sul proprio ambiente, soprattutto per riabituare i giovani a seguire una politica che abbia un'accezione positiva e che non sia tutto quello schifo che vediamo in questi anni. Io seguo attivamente il Movimento 5 Stelle dal 2010, in preparazione delle elezioni comunali che abbiamo avuto a San Martino in Rio e dove per fortuna siamo riusciti ad avere abbastanza voti e far entrare un consigliere. Naturalmente supporto l'attività del consigliere comunale,
seguiamo quotidianamente tutte le problematiche del territorio, facciamo banchetti perché credo che sia importantissimo questo rapporto diretto con i cittadini che devono essere informati e devono conoscere tutte le realtà, cosa alla quale non siamo abituati da troppo tempo a fare. E sulla base di questa non conoscenza le amministrazioni poi viaggiano più tranquille.